hai sempre raccontato che una volta, quando eri più giovane, c'era molta frenesia per le votazioni, vero? Sì, vero. Negli anni 70-80 iniziavano mesi prima a martellare con la pubblicità cartellonistica. Tutti i partiti inviavano a casa le letterine che riempivano la cassetta della posta. Tanti conoscenti mi fermavano per strada e mi rifilavano i loro bigliettini con l'immagine di chi votare. Forse non è più così perché adesso fanno tutto attraverso i social, la televisione, i telefonini. Credi? Nelle ultime elezioni del 2019 c'erano sia i telefonini che i social, ma i cartelloni erano zeppi delle immagini degli aspiranti politici. Forse hai ragione, nonnino. Adesso in tutta Italia, per le prossime elezioni del 25 settembre, i cartelloni sono vuoti. Come mai? Non lo so, nipotino caro. Forse chi si è autoinsignito ed ha pieni poteri dal 24 settembre, giorno prima delle elezioni, ha già dato disposizione di spostare le elezioni di qualche mese. È solo un'ipotesi, ma non credere a nulla di quello che ti raccontano i media. Sono solo notizie create da entità malefiche per impaurirti, perché devi sapere che quando hai paura non sei più in grado di ragionare e con la paura ti fanno fare quello che vogliono, anche se non è nulla di buono per te.